Allora, salve a tutti, io sono Andrea, il mio nickname su Discord è Dr. Truman. Forse qualcuno avrà sentito parlare di me come il tizio che è stato bandito dalla chat Discord per essere, a seconda dell'opinione della volta, è stato detto un truffatore, un incapace, uno che spamma. Allora, io ho fatto questo video per dire come sono andate le cose realmente in rapporto al team MindChart. Allora, io sono stato il primo ad entrare sul voto Omega a dicembre, quando ancora non era pubblico, e già dall'inizio con una somma consistente che mi ha portato a grossi risultati fin da subito. Risultati che provvedevo a condividere giorno dopo giorno sulla chat Discord, e che sicuramente hanno indotto molti altri utenti ad entrare e poi a spargere la voce. Quindi diciamo che ho dato un contributo rilevante all'espansione dell'Omega Bot. Per farla breve, dopo questo periodo iniziale in cui avevo avuto grossi risultati economici, ho iniziato a vedere questi risultati calare progressivamente. Allora ho iniziato a cercare altrove bot diversi che mi potessero permettere di continuare ad avere risultati soddisfacenti. E ho cercato varie piattaforme e dopo aver provato varie cose, a volte con risultati decenti, a volte meno, ho trovato 3commas, un sito che ti permette di creare bot in modo personalizzato, adattandoli al tuo stile di trading. In realtà non è che crei bot, crei singole strategie. Ad ogni strategia allochi una certa quantità di fondi e poi puoi combinare queste varie strategie in un, chiamiamola, bot unico, ma in realtà se non si parla di singole strategie che applicano certe condizioni, ecco, applicano a certe condizioni certi effetti. E quindi ho iniziato a sperimentare queste strategie, a volte non lo nego, come prendendo spunto da altri che avevano creato strategie, che le avevano condivise pubblicamente, poi le ho modificate, poi ne ho provate altre, insomma. Ho fatto come fanno un po' tutti, provano varie cose e poi scelgono quella migliore, poi magari la modificano passo passo, giorno dopo giorno. Ecco, Marco. Ah, ecco, ho saltato un po' a parte. Quindi dopo ho iniziato a usare 3commas già a marzo, ho avuto grossi risultati, ottimi risultati rispetto soprattutto a quelli che avrei avuto con Omega Bot, nonostante il periodo non fosse dei migliori perché eravamo in una fase di lateralizzazione, non una fase bullish come all'inizio. E ad aprile, all'inizio di aprile, ho deciso di condividere questo mio bot su CoinMatrix per renderlo copiabile. Il mio scopo non è mai stato arricchirmi e fare migliaia di iscritti, al massimo potevo ripagarmi il costo dell'abbonamento di 3commas, che è di 100 euro, per dire, aspiravo a qualcosa del genere, niente di che. Quindi io l'unica cosa che ho fatto di, tra virgolette, sbagliato non è stata spammare il mio link su Discord come ha riferito Marco, è stato scrivere a singoli, pochi, pochissimi utenti della chat Discord di Marco che avevo questo progetto, che stavo realizzando questo progetto e se erano interessati potevano andare a vedere su Coinmatics e sulla mia Discord dove provvedevo a pubblicare i report e provvedo ancora a pubblicarli, sono tutti qui giorno per giorno, settimana per settimana. Ecco, qualcuno di questi utenti deve aver avvisato Marco, che ha subito provveduto non solo a bannarmi dal suo Discord, cosa anche legittima e comprensibile, anche se secondo me è un po' eccessiva, anche
anche considerando tutto il favore che gli avevo fatto inizialmente, tutta la pubblicità. Ma ha iniziato a dire che io ero un truffatore, che ero un incapace totale, che avrei fatto pump and dump di alcune coin, che avrei fregato tutti i soldi, cose di questo tipo, insomma. Ah, poi ha fatto riferimento anche al fatto che lui sapeva che era una brutta persona per motivi che sapeva lui, però che non poteva dire. Poi ha iniziato a dire che copiava il suo bot, ma anche il bot di un altro tizio su Tricomas, anche se su Tricomas, come ho detto tu, al massimo puoi copiare se proprio vuoi. Sinceramente non lo faccio perché preferisco creare le mie strategie personali e testarle, visto che c'è la possibilità di fare il paper testing. Queste sono le strategie che si possono copiare al massimo, queste cose qui. Anche avevo copiato un tizio su Tricommas, quindi, e allo stesso tempo copiavo anche il suo bot. Questa è stata la versione iniziale. Poi col tempo ha cambiato, ha iniziato a dire che copiavo soltanto un altro tizio su Tricommas che dava le sue strategie, insomma il suo bot, si chiamava il bot, gratis, e io lo copiavo e lo rivendevo guadagnandoci chissà quanti soldi, poi tra l'altro. E per questo motivo Coinmatics mi aveva bandito. E le cose non erano esattamente così. Infatti, Coinmatics mi ha lasciato attive le strategie per un mese esatto, il tempo in cui sono in una specie di beta box in cui sono accessibili e copiabili anche a pagamento, ma soltanto sul link d'invito. Quindi Coinmatics non mi aveva bannato. Infatti io qui su Discord ho continuato per un mese a condividere tutti i risultati su Coinmatics. Però Coinma alla fine c'è riuscito a ottenere ciò che voleva. Infatti dopo un mese esatto da quando l'aveva detto, esattamente il giorno in cui il mio bot sarebbe stato pubblicato e reso accessibile a tutti, mi arriva la notifica che le mie strategie sono state disattivate. Chiedo la motivazione a Coinmatics e mi viene risposto, mostro proprio lo screen della chat. Abbiamo disabilitato le sue strategie perché alcuni utenti si stavano lamentando sul tuo comportamento non corretto nelle loro chat. Tutti i pagamenti sono stati rimborsati. Tra l'altro avevo accumulato, insomma, un po' di soldini, 150 dollari, mi sono stati tutti annullati. Ho anche un mese di lavoro a pubblicizzare, a spiegare il funzionamento del bot, a assecondare anche le richieste di alcuni utenti. Vabbè. Se a voi sembra normale che Coinmatics bandisca una strategia per delle vicende successe in una chat Discord privata, poi vicende riferite unilateralmente senza sentire la controparte, così senza prove, anche perché poi prove non c'erano, perché ciò che ha detto Marco, che io spammavo oppure pubblicizzavo aggressivamente queste le parole di Coinmatics, il mio bot sulla sua Discord, cosa che non è mai stata, perché contattare privatamente degli utenti e parlare del tuo progetto non è spammare o pubblicizzare aggressivamente, secondo me. Quindi sono state raccontate delle menzogne a Coinmatics, ma in realtà secondo me non c'era neanche bisogno che raccontasse quelle cose. Probabilmente Marco avrà usato la sua influenza in quanto è cliente principale di Coinmarkets per convincerli in tutti i modi a fare quello che lui chiedeva. E lui chiedeva questa cosa perché chiaramente non voleva concorrenza, oppure aveva paura che il mio bot sminuisse un po' i risultati del suo, perché dati alla mano i risultati miei erano oggettivamente superiori. Questo però lo trovo comunque un comportamento scorretto. Ma poi in realtà io non avevo nulla con. Cioè, lui ha parlato in vari video, ho sentito su YouTube, oppure ho visto gli screen delle chat di Discord.
lui ha detto che io odiavo il suo botto. Insomma, in realtà io non ci ho mai avuto niente contro il suo botto. È lui che ha iniziato dal nulla a insultarmi, a diffamarmi, a cercare di buttarmi giù fino al punto di farmi bandire le strategie da Coinmatics, insistendo. Anche perché poi io inizialmente, cioè appena misi le strategie su Coinmatics, chiesi subito a Coinmatics se potevano essere disattivate per una qualche discordia avvenuta su una chat Discord. E loro mi dissero assolutamente no. E poi invece un mese dopo è successa esattamente questa cosa. Quindi poi non si è limitato a questo, ha anche provveduto a bandire dalla sua chat Discord tutti gli utenti della mia chat. Ditemi se questo è un comportamento corretto, utenti che avevano pagato, tra l'altro, e stanno forse ancora pagando per avere, oltre all'accesso al bot, anche l'accesso alla chat Discord, non possono più accedere alla chat Discord per la colpa di essere stati nella mia chat. E questo come fa a sapere chi è stato nella mia chat? Perché c'aveva degli utenti che stavano nella mia chat e in silenzio facevano la spia giorno per giorno su tutto ciò che avveniva. E anche questo fa capire quanto lui fosse preoccupato dal mio progetto. Ovviamente, se lui fosse stato sicuro che io ero un coglione, che erano incapace, il mio bot era tutta fuffa, non avrebbe avuto bisogno di accanirsi in questo modo, no? I risultati sarebbero stati sotto gli occhi di tutti. Bastava vedere il grafico. Insomma, alla fine i risultati di un bot si giudicano dal grafico nell'arco di un mese, 2 mesi. Ora è già passato un mese e mezzo e i risultati del mio bot sono visibili. Insomma, eccoli. Questo è l'ultimo mese. Questa è l'ultima settimana. E questo è l'ultimo giorno. Quindi io, non so se l'ho già accennato, mi sono dovuto muovere su Shrimpy, che è un'altra piattaforma di copy trading, anche più conosciuta di Coinmatics, dove già nel po pochissimo tempo ho raggiunto 16 followers. Quindi questi sono le performance. Sul giornaliero ho una performance superiore all'82% degli altri traders. Settimanale superiore all'87%. Poi sul mensile invece è inferiore perché molti traders usano strategie molto molto più aggressive della mia, nel senso holdano delle coin, magari molti holdavano ADA, Ethereum, che hanno fatto il boom e quindi ovviamente hanno una prestazione superiore, ma ovviamente perché hanno una strategia del tutto diversa e meno di tutela di chi copia della mia, ecco. Per esempio, questo trade, che è uno dei più conosciuti, ha un portafoglio che è costituito praticamente esclusivamente da altcoins, non c'ha una quota in USDT, poi ribilancia le varie altcoins, questo porta risultati molto altalenanti, che però quando c'è il boom delle altcoin c'è il più 50 più 80%. Ecco, questo è quanto volevo raccontarvi. I link al mio botto sono, ora li metterò nella descrizione del video e anche alla chat Discord, dove ci sono tutti i report. Se volete potete venire a dare un'occhiata. A me sinceramente non mi interessa di riaccumulare uno, due, tre iscritti in più al mio bot, anche perché sto guadagnando veramente bene. Guarda, giusto per dovere di cronaca, posso anche mostrarvi quanti sono i miei guadagni negli ultimi, eccoli, 9.952 totali, 57 dollari oggi. Vabbè, oggi è una giornata inferiore alla media. Quindi sto guadagnando veramente bene e qualche iscritto in più veramente mi darebbe pochi spiccioli che non mi farebbero assolutamente la differenza, non mi ci ripago neanche l'abbonamento. Quindi è più una cosa di soddisfazione personale e per dovere di cronaca, per dire la mia versione, visto che finora ho dovuto leggere degli screen in cui Marco parlava di me
in termini diffamatori senza poter ribattere. La gente ovviamente gli credeva, no? Si fidava ciecamente. Quindi io non vi dico di fidarvi di me, vi dico, vi invito in generale nella vita a farvi domande su quello che viene chiesto, a riflettere, perché anche nella versione stessa di Marco, senza ascoltando la mia opinione, ci sono delle palesi incongruenze, cioè un giorno diceva una cosa, il giorno dopo ne diceva un'altra, poi ognuna anche di queste cose non aveva senso, cioè il fatto che io copiassi lui, il suo bot, e avessi fatto un altro bot per copiare il suo bot, non aveva proprio un senso logico. Infatti poi ha abbandonato questa versione, ha creato la storiella che io copiavo un altro misterioso trader su Tricommas. Poi basta andare su Tricommas e si vede che non si copiano traders, ci sono al massimo, ma da pochissimo tra l'altro, queste strategie che volendo uno può copiare, ma in realtà tu che cos'è che copi? Vedi delle impostazioni che sei libero di usare, modificare. Insomma, non mi sembra poi una cosa che, anche se così fosse, anche se copiassi una di queste impostazioni di strategie, probabilmente magari non da sola, magari assieme ad altre, non avrei problema a dirlo, sinceramente. Quindi tutte queste accuse non avevano molto senso. Ecco tutto, io vi invito semplicemente a ampliare il vostro sguardo, a dare un'occhiata, e anche per vedere se ho detto delle cazzate oppure no, ecco. E per vedere soprattutto se Marco dice cazzate oppure no, se è una persona così affidabile o no. Io sinceramente ho sempre avuto stima di Marco perché lo conoscevo come youtuber, mi sembrava una persona in gamba, che sapeva il fatto suo, e sinceramente questo comportamento verso di me e verso gli altri che frequentavano il mio Discord, sono stati tutti banditi senza alcun motivo, senza avessero fatto niente di male, mi ha lasciato del tutto allibito. Veramente non me lo aspettavo. Io non capisco soprattutto questa insistenza immotivata nel portare avanti la versione che io sia un truffatore, sia un delinquente, anche perché poi le bugie hanno le gambe corte, poi la verità viene alla galla e fa una figura di merda, insomma. Quindi mi dispiace doverlo sputtanare, ma visto che ha insistito a dire cazzate su di me, sono stato costretto a farlo. Niente, questo è tutto.